schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is the schizophrenic psycho. She lays down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and it makes me wanna rewind to back in the days when we were young, when everything was like alone. Salve a tutti amici di Garage School TV, mi trovo a Cremona, in provincia di Cremona, in un paesino che si chiama Soncino. Devo dire che questo è un luogo meraviglioso, mi trovo sulle sponde di questo fiume all'interno del parco La Pedrera e sono qua per un evento che, insomma, il titolo la dice veramente lunga, Bikers on the River, quindi due giorni di moto, musica, camping libero, fiume, quindi bagni al fiume. Chi più ne ha più ne metta. Andiamo a conoscere il presidente delle 3T, che è appunto il motoclub che ha organizzato tutto, e poi scopriamo passo passo cosa ci riserva davvero questo evento. Venite con me. Buonasera, bella musica, tanta gente e tanta birra. Un saluto al 3T di Cremona e grazie, alla prossima. Bene, grazie. Perché solo le donne possono portare un 38. Ascolta, io ho il 35, quindi. Anche allora mi sa che è un 38. Abbiamo trovato chi è il proprietario. No, guarda. No, io gli anfibi, guarda. Comunque qualcuno ha perso queste ciabattine, quindi se le rivolete dovete andare da lui. Tu ti chiami? Se le rivolete andate da Peter Pan. Ok, tu ti chiami? Peter Pan. Fai un saluto ai nostri amici. Conoscete, com'è che si chiama quello di Peter Pan? Trilli. Se vedete Trilli, ditegli che la sto cercando da 24 ore che la cerco, guarda. Ok, ciao! Eccolo qua, Marco di Effetto Betto, ciao! Ciao! Allora, intanto ho rubato subito il cappellino come da tradizione, perché tutte le volte che ti trovo io vedo questi cappellini, ne sono completamente rapita e quindi me li metto in testa, giusto? Giustissimo. Poi dopo lo rimetto lì, giuro. Va bene. Allora, senti un po', che cosa hai portato qua in questo motoraduno? Tra l'altro hai un bello spazio, in piena campagna, quindi un artista deve essere assolutamente felice, no? Location perfetta, c'è il fiume là, sulle piante, bellissimo per quello, natura. Qua ho portato la nuova linea edile. Fantastica, questa. Nuova linea edile. Come supporti, mi servono dei supporti in metallo originali, economici. Economici soprattutto, allora. Dove poi poter operare, devo dire che sei bravissimo. Tu hai una tecnica, fra l'altro, tutta tua, quindi insomma ci piace molto. Senti, capita a questi motoraduni di, non so, fare magari dei lavori così al volo, live, da motociclisti che arrivano qua? Sì, sì, sì. Il retro di quella moto l'ho fatto oggi pomeriggio. Il casco per un ragazzo che sto facendo ora. E quindi insomma si lavora. Una ruspa per un bambino ho fatto. No, sì, sì, sì. Cosa ha voluto sopra la ruspa? Le fiamme, perché è arrivato, si è messo a giocare vicino alla carriola e
E qui la cariola, che la riconosciamo sempre, la cariola fiammata, è la sua, è sua, è di effetto Betto. Senti, facciamo una cosa, salutiamo i ragazzi delle 3T che devo dire per questa prima edizione, a mio modesto parere, hanno fatto un gran lavoro, perché comunque lo spazio è fantastico, moto, gente che viene qua per divertirsi e secondo me le donne sono anche pure felici perché comunque si fanno 2 giorni di vacanza e arriva al fiume, vero? Di spiaggia proprio. Vai, salutiamoli un po' a modo tuo, non so se vuoi ringraziarli. Grazie mille ai 3T, come sempre sono dei padroni di casa splendidi. Grazie di tutto. E io aggiungo questo, allora quando andate ai motoraduni, se trovate questo pannello bianco con queste due manate, come si dice in Toscana, di sangue, vuol dire che c'è lui, c'è effetto Betto, ti riconosco sempre anch'io. Da lontano, lo porto apposta. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao a tutti. Auguri a tutti, siamo qui per questa manifestazione, la prima che facciamo e vi aspettiamo numerosissimi anche per la prossima manifestazione. Signori, vi saluto tutti e buona compagnia a tutti. When you're young, the devil in this jungle. Allora, un saluto dagli tre svizzeri per il Biker Weekend. E allora, come detto, c'è un pezzo di America anche qua. Mi trovo all'interno di un, come si può dire, un che? Chevy Van. Chevrolet. Che cos'è questo mezzo? È veramente fantastico. Devo dire che le persone che sono venute qua a questo motoraduno si sono fermate perché comunque ci sono le portiere aperte e tutti scrutavano all'interno perché veramente non ci si crede, proprio il termine giusto è non ci si crede. Claudio, complimenti. Grazie, grazie. Senti, spiegaci un po' nel dettaglio, adesso noi stiamo vedendo le immagini che ci raccontano, ci fanno scoprire un po' questo van. È veramente bello, ma che cos'è? Di base che cos'era? Di base era un furgone normalissimo che in America trasformano con i tetti alti in base all'esigenza del cliente e nasce come furgone normale, dopo viene trasformato in base alle esigenze che uno ha. Tu dove l'hai trovato? Questo l'ho comprato in Italia, che era però omologato in Germania, l'ho trovato in condizioni disastrose e niente, smontato tutto, portato alla miera, portato a nudo, come si può dire, a nudo, e adesso questi sono i risultati. Dopo 4 anni di lavoro penso di essere abbastanza riuscito, insomma. Li ringrazio tanto, è stata 2 giorni fantastici e spero che la cosa continui, spero bene. E io invece vi voglio ricordare, guarda, approfitto, facciamo proprio una pubblicità spudoratissima perché credo che insomma un artista di questo tipo, perché sei un artista a tutti gli effetti, vada assolutamente premiato. Vi ricordo che Claudio lo potete trovare al Foderauto di Soresina, Cremona, quindi andate, cercate nel web, lo trovate, se volete fare qualcosa del genere affidatevi a lui, no? Grazie, grazie. Abbiamo Alan che si offre come cavia ad assaggiare il primo zuccherino della mia nuova ricetta, zucchero di canna grezzo, attenzione, attenzione, e cioccolato con del colorante alimentare blu, perché volevo chiamarli a Viagra ma è venuto un po' troppo blu, forse anche scuro. Com'è? Sadel? Quel cioccolatino buono che guizza frizza nella gola, è proprio... Va bene così allora, ci stanno come mia ricetta nuova. Perfetto, potresti venderli sul mercato a un prezzo fantastico. Italia 1!
amici di Bikers of the River, io sono in compagnia di uno dei gruppi, dei tanti gruppi che vengono a far visita ai ragazzi delle 3T. E devo dire che questi ragazzi sono un gruppo parecchio numeroso, mi dicono, e storico, mi dicono. The Lords, eccolo qua scritto, e io parlo con Andrea che è il presidente da ben 20 anni o più. 22 anni che siamo in giro per le strade a divertirci. A divertirci, questo è proprio la dicitura giusta. Andrea, la vostra sede ufficiale, quindi il gruppo nasce ed ha sede ufficiale, proprio ufficialissima, in Belgio, vero? Eccolo qua. Nasce in Belgio 30 anni fa e poi si sono creati diversi chapter sia in Belgio che in Italia che in altre nazioni d'Europa, dove ci si incontra e si confronta verso tutto e tutti. Beh, questo è bello sicuramente. Gruppi di amici mi dicevano qua che voi siete i loro fratelli, quindi sono a casa propria, diciamo così. Senti, come trovate questo luogo? Il luogo è bellissimo, la gente adesso è bellissima e guarda, niente da dire. Come sempre i 3T danno sempre il massimo. È vero, l'accoglienza unica, lo posso confermare. Quindi a questo punto noi dobbiamo fare un invito, visto che vi siete trovati bene, i vostri fratelli hanno fatto un ottimo lavoro, noi dobbiamo fare un invito alla prossima edizione, lo voglio proprio da te che sei napoletano e che secondo me ti viene proprio bene, 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 bene. Va bene, quindi prima edizione, l'anno prossimo la seconda, vai! Speriamo che il prossimo anno può essere una bellissima festa come quest'anno. Ci stiamo divertendo tantissimo con i nostri amici 3T e i nostri fratelli del Belgio. Un po' del Belgio anche tu, non te lo vorrei dire. E allora chiudiamo questa intervista con il saluto ufficiale dal Belgio, per Cremona, prego. Beh, un grand bonjour a tutta la Belgique e a tutta l'Italia, da parte di Lords Group Belgique. Take a drag with confidence, but I didn't want it, just needed the health above. Hold my breath, watch the blood, shove it down, you know I love you. Cari amici di Garage School TV, da questo momento in poi, in questo moto raduno, io ho veramente acquistato valore nel vero senso della parola. Porto dei gioielli, indosso dei gioielli che mi sono stati prestati per l'occasione dalla gioielleria TZ, gioielli e creazioni di Cremona. Cremona, ovviamente siamo a Cremona. Che dire, sono particolarmente preziosi, sono particolarmente belli, insomma lo state vedendo anche nei dettagli che stiamo facendo con le immagini, e devo dire che sono felice perché comunque impreziosiscono effettivamente una persona, una donna, e quindi tutte le donne all'ascolto, donne anche bikers, saranno sicuramente invidiose. Beh, hanno qualcosa a che fare con il mondo delle due ruote, perché comunque lo vedete, uno stile particolare che ha dei riferimenti. Ma per parlare di tutto ciò, quindi per parlare di gioielli legati al mondo delle moto, parliamo con questa ragazza, con Lalla. Ciao! Ciao! Piacere. Allora, Lalla intanto dobbiamo dire che appartiene alle Ladies of 3T, giusto, di Cremona. Il gruppo di Lady di Cremona, dove c'è anche un gruppo maschile, i 3T Free Group. E devo dire che voi avete fatto il vostro in questo moto raduno, perché i nostri ragazzi che sono stati qua per i due giorni hanno catturato un sacco di immagini e voi eravate sempre presenti, belle come il sole, con le proprie motociclette, ragazze che appunto vanno sulle due ruote, le portano tranquillamente e poi sanno anche divertirsi in eventi di questo tipo. Ma Lalla, parliamo della tua attività. Io ho presentato la gioielleria dove tu appunto operi, per la quale tu operi, quindi la TZ, giusto? Sì, TZ Gioielli e Creazioni si trova a Cremona in via Brescia 14 e praticamente insieme a delle marche note nel campo della gioielleria italiana ho anche diciamo mostrato un po' di gioielleria
biker, ma non solo, dove praticamente realizzo dei pezzi a seconda delle richieste del pubblico proprio al momento. Infatti lavoro molto con la matita e il foglio e creo a seconda delle richieste i vari articoli, i vari pezzi, dove dopo viene fatto tutto un percorso di sviluppo della forma dell'oggetto, del gioiello da produrre, viene mostrato in varie manche, dopodiché viene realizzato proprio il modello in cera che lavoro personalmente per poi mandarlo alla fusione, dove poi viene realizzato il pezzo finito del gioiello finito. Quindi argento e oro, giusto? Sì, i metalli preziosi sono quelli con cui lavoro in modo migliore, diciamo, sono l'argento rodiato e l'oro bianco, l'oro nero, perché c'è anche il rodio nero che sta andando molto di moda ed è molto bello, e poi tutte le sfumature di oro rosa, oro giallo e oro bianco. Io ho visto delle tue creazioni meravigliose, le ho viste su carta e le trovo veramente molto interessanti, ma tu appunto volevi andare su quell'anello che, insomma, le persone che ci stanno seguendo da casa e che conoscono il mondo delle motociclette conoscono, quindi quando si vede un anello di questo tipo vuol dire che appartiene a una persona che appartiene a sua volta ad un gruppo di moto, vero? Esatto, e in questo caso vediamo un gioiello che si è ispirato all'anello sigillo del passato, dove con questa forma abbondante e robusta viene indossato da vari gruppi biker. Molti anelli non posso mostrarli perché sono di altri gruppi, però qua possiamo vedere appunto l'anello dei tre Tifi Group di Cremona, dove c'è la tavola esplicativa dove viene mostrato, diciamo, il progetto, e poi l'anello delle Ladies of 3T del mio gruppo. Quindi tu hai praticamente, fammi capire, hai monopolizzato l'idea, hai deciso tu come doveva venire l'anello, lo hai fatto e poi lo hai divulgato alle altre ragazze, vero? Esatto, io ho fatto vedere, insomma, alcuni progetti, alcune montature, dopodiché comunque abbiamo scelto questo modello con lo smalto nero in argento appunto rodiato. Dopo abbiamo sviluppato la forma. Cioè, abbiamo scelto questa forma che naturalmente è molto comoda e può essere utilizzata tranquillamente da un motociclista perché è comodo e ergonomico e si presta anche a guidare una moto, insomma, non dà fastidio. Fondamentale. È una cosa molto importante. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ci troviamo a Soncino in provincia di Cremona e io mi chiamo Federica Pola, sono referente della Proloco di Soncino. Soncino è un borgo fortificato che mostra ancora un tipico assetto medievale con quattro vie d'accesso perché è completamente circondato da una cerchia muraria del 1453, delle viuzze piuttosto lunghe e strette, due assi viari principali che si intersecano all'altezza di piazza comunale e le tre piazze comunali principali appunto del Medioevo. Abbiamo quindi la già citata piazza comunale, che è la piazza su cui si affaccia ancora oggi il palazzo comunale, abbiamo la piazza religiosa che è quella antistante la pieve di Santa Maria Assunta e per ultima, ma non certamente ultima per importanza, la piazza mercantile, dove dal 1400 si svolge ancora oggi il mercato settimanale del martedì mattina. Oltre a quello che appunto vi ho appena spiegato, si può vedere quello che è il monumento simbolo di Soncino, la Rocca Sforzesca, che venne costruita a partire dall'anno 1473 per volere di Galeazzo Maria Sforza, duca di Milano e quindi anche di Soncino appunto in quegli anni. Oltre alla Rocca Sforzesca possiamo anche ammirare sempre all'interno del borgo, quindi all'interno della cerchia muraria, la Casa degli Stampatori, davanti alla quale ci troviamo, che è un museo della stampa, un museo ebraico molto conosciuto da tutti gli ebrei sparsi per il mondo. E poi chiaramente anche delle chiese molto importanti, bellissimi palazzi, tant'è vero che Soncino, grazie appunto alle sue bellezze artistiche, si è meritato anche il titolo di uno dei borghi più belli d'Italia dal 2005. And you're gonna need a man, man who'll understand, oh, darling.
consider me. Allora, ciao ragazzi, siamo qui, diamo un benvenuto a tutti a Bikers River, siamo i Band Vegan. E stasera vi proporremo nient'altro che il nostro repertorio live che facciamo durante le nostre serate, ossia 60-70, rock e anche un po' hard rock. And all the good times you had with them are gone. So you need yourself a man. Yeah, and I'll understand. Oh, darling, 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 please consider me. Babe. Io sono la Boom. Vengo da Pisa e sono arrivata ieri sera. Mi sono goduta un meraviglioso concerto e stasera vedremo cosa, che altra bella musica ci sarà. So you got to have a man. Yeah, and you know I'll understand. Allora, con questo gruppo qua bisogna ragionare così, siccome è parecchio numeroso, bisogna ragionare così. Ragazzi, ci siamo? Sì! Sono anche dislessica io a quest'ora, non ho ancora cenato perché non ho avuto ancora il tempo, perché qua è tutto un andirivieni di amici che vengono a trovare i ragazzi delle 3D. E devo dire che c'è un clima di festa, è particolarmente piacevole essere qui. Allora, sono in compagnia del presidente di... La Bike Scav di Faleroni. Ok, allora ragazzi, fatevi sentire, visto che siete il gruppo più numeroso. Oh, ma sono bravissimi. Allora, due parole sui vostri fratelli. Loro hanno detto, loro sono i nostri fratelli ufficiali, quindi due parole su questo gemellaggio, presidente. Ma noi abbiamo fatto un gemellaggio con la 3T di Cremona perché da subito ci siamo trovati molto bene con loro. Presidente, scusi, perché adesso noi facciamo le cose serie, ma dietro si lanciano le cose. Shhh, anche una parolaccia. Zitti, prego. E quindi dal 2008 che siamo gemellati con loro, perché ci siamo trovati subito molto bene, perché sono dei ragazzi splendidi. Ed effettivamente. Ok, ciao, io sono Josh. Ciao ragazzi, io sono Mario. Noi siamo Hungry Heart e facciamo pezzi nostri. Ciao, mamma. Ok, ci sono sempre. Questa sera siamo qui per le 3T al Parco Pedrera e proporremo tutta musica nostra per conto della Tanza Music. Noi siamo con loro e niente, lascio la parola anche a Mario per un saluto. Terzo album. Stiamo per far uscire il terzo album. Stasera proponiamo alcuni pezzi in anteprima e... Niente, è sempre bello essere qua tra queste feste organizzate dai ragazzi. Visto il sound, visto il casino, io vi dico solo una cosa, non mancate, grazie mille, grazie a voi, grazie a tutti. Hungry Heart, ciao! Compagnia di Sal, pensate un po', allora questo signore si chiama Salvatore, ma ha pensato... Mi chiamo Sal. Allora perché mi hai detto Salvatore? Viene da Salvatore, il diminutivo. Ah, forte, allora Sal, quindi siamo in compagnia di Sal, che devo dire ha portato qua a Cremona un pezzo d'America, no? Certo, sì.
Che cos'hai? Hai degli oggetti meravigliosi, a parte abbigliamento fantastico che credo sia assolutamente in tema con questo motoraduno, quindi ci sono i ragazzi che arrivano in moto e magari insomma trovano davvero qualcosa che gli piace, ma poi che cosa hai portato di originale? Beh, di originale c'è soprattutto sta macchinetta che è epoca Vietnam e serve per stampare i piastrini di riconoscimento. Oh. Che tutti hanno, devo dire, perché le ho viste al collo di tutti. Sì, adesso vanno abbastanza di moda. E che si può stampare sulle targhette quelle militari? Ci può stampare il nome, il cognome, pure una canzoncina se vuoi. L'importante è che stai nei spazi già prestabiliti. Della 3T, del Bikers on the River, per invitarvi a visitare la nostra meravigliosa cittadina, il nostro borgo di Soncino. Qui vedete in lontananza la rocca, è uno dei borghi più belli d'Italia, vi invitiamo a visitarlo, vi invitiamo nel nostro bed and breakfast, al Molino Antico. Da Brescia, facciamo country punk e siamo felicissimi di essere qui stasera al Bikers River. Enjoy the show! Cheers! E allora con questa composizione, guardate che composizione, c'è da dire, con questa composizione noi vogliamo raccontare di questo evento e lo faccio con il segretario Valentino dei ragazzi appunto delle 3T, lo faccio con il vicepresidente Gallo e lo faccio con il Cobra che è là e ci sta benissimo, devo dire. Ma è il più alto di tutti, infatti è sullo sfondo. Allora Vale, ormai ci chiamiamo Vale, ti chiamo Vale perché ormai siamo di casa, accoglienza unica, strepitosa, questo è quello che hanno detto tutti i motociclisti, tutti i gruppi bikers che sono appunto arrivati qua a Cremona per questi due giorni in un luogo meraviglioso e meglio non potevate trovarlo. Parliamo un po' di questa prima edizione. Prima edizione, dopo tre anni di Cremona Birra, conclusisi abbastanza con un buon successo, abbiamo deciso di diventare un po' più grandi e provare col primo motoraduno 3T che ci sta dando delle belle soddisfazioni, tanti gruppi, tanta bella gente, tantissimi free biker, gente un po' da tutte le parti, dall'Europa, da tutte le parti d'Italia, insomma molto contenti dell'affetto dei nostri amici, dei nostri veri amici, ecco. C'è un bel fermento e devo dire che è anche un po' una sorta, se vogliamo, di vacanza, di mini vacanza per i motociclisti che magari arrivano con le ragazze, perché comunque qua trovano una situazione proprio da vacanza, c'è il camping, c'è il fiume, quindi si può andare a fare il bagno, stare tranquilli, a prendere il sole, c'è la musica, si mangia veramente da Dio, c'è tutto, avete composto veramente tutto nella maniera adeguata, la location è proprio perfetta. Quindi che dire, come prima edizione mi sembra bomba, no? Allora, prima edizione stupenda, come dicevi te, una location trovata dal nostro fratello Cobra, bellissima, perché si può fare il bagno, è perfetta per questo tipo di evento. E cosa dire di più? Andiamo avanti così. Prossimo anno. Ecco, vedi, non volevo parlare nessuno, però ora si aggiungono. Quindi che vogliamo dire? Prossimo anno. Speriamo il prossimo anno. Guarda, se i propositi sono questi, il prossimo anno viene da solo. Complimenti, non cambiate location perché è veramente bella. Facciamo un saluto e un ringraziamento perché so che comunque a fare questo evento siete in tanti, avete lavorato in tanti. Quindi secondo me usiamo questo mezzo televisivo per ringraziare tutti i vostri colleghi. Sì, beh, a parte ringraziare tutta la famiglia 3T che come al solito quando si muove è devastante. Abbiamo dei fratelli sono eccezionali, in tutti i sensi. Ringraziamo il proprietario di questo fantastico posto che ci ha messo a disposizione
il posto e lui proprio in prima persona si è dato da fare, si è dannato l'anima per questa. E poi ringraziare ovviamente tutti i nostri amici, tutti i biker che sono venuti, perché comunque senza di loro sarebbe stato tutto inutile. Bimbe sempre, abbiamo 20 anni. Bimbe tutta la vita, 20 anni cada una. Allora ragazze, ho parlato con i maschi, quindi sembrava un luogo popolato da maschi, ma in realtà loro erano a prendere la tintarella in riva al fiume, perché giustamente questo permette questo motore ad uno, e quindi va benissimo. Ad un certo punto, quando è iniziato a scendere il sole, sono tornate tutte sistemate, con la calza pizzata, tutte truccate. Queste sono le donne motocicliste, vero o no? Sì. Assolutamente, quindi col rossetto, con la riga d'eyeliner va benissimo. Parlo con Lady Oscar, che quella è un po' più chiacchierona, anche perché c'è una fiaschetta di roba che arriva dal Belgio. Fai vedere, tanto è una marca che qua non vendiamo. Che cos'è? È un liquore, frutti di bosco. Sì. Pochino. È stato regalato da? È da Michou, che è un biker del gruppo dei Lord, del Belgio. Del Belgio. Sanno che ci piace bere qualcosina ogni tanto, quindi ci hanno portato un presentino. E noi, ovviamente, facciamo vedere che gustiamo. Sembra giusto, che sembra uno sciroppo e frutti di bosco, ma in realtà a 70 gradi ammazza tutti, veramente. Allora, bando alle ciance, so che avete organizzato per questi due giorni qualcosa di speciale per le vostre sorelle? Loro dicono fratelli, voi sorelle. Sempre sorelle, certo. Le donne. Cosa avete organizzato? Allora, abbiamo organizzato un'iscrizione, praticamente premiamo la prima donna biker che arriva da più lontano, l'abbiamo trovata da una donna di Perugia che si è sparata un bel 450 km da sola. Poi ne premieremo un'altra che è quella che è arrivata per prima, sempre da sola anche lei, di Pisa. E adesso andiamo alla ricerca con la nostra bottiglietta in compagnia per vedere chi ha la moto più originale. Dai, allora avete un gran lavoro, dopo so che ci sono i concertoni come ieri sera, perché questo è il secondo giorno, quindi vi scatenerete sotto palco? Sì, certo, e certo. Come no. Facciamo una cosa, un'indagine così a campione, chi di voi ha la moto? Anzi non a campione, diciamolo, hai la moto? No. Via, hai la moto? Via, hai la moto? Ovvio. Cosa? Ah, io sono un schiaccio, eh. Che moto ha? Io ho una Shadow 600. Poi? Non ho la moto. Via? Sì. Che moto hai? Shadow 750. Ok, poi? Io Zavorra. Zavorra, schifo, via? Non ce l'ho più. Zavorra, via? E io ce l'avevo, al momento sono sprovvista. Ce l'avevo, non vale. Ragazze, allora, facciamo una cosa. Diamoci appuntamento l'anno prossimo qua, perché comunque questa è la prima edizione, ma visto che è andata strabene, ci sarà la seconda, la terza, la quarta, la quinta, invecchieremo, io non verrò più, verrà un'altra conduttrice più giovane, più simpatica di me, va bene? E quindi vi ritroveremo moto munite, d'accordo? Ovvio, certo. Fate un saluto da parte vostra. E allora cari ragazzi, cari amici di Garage School TV, con la petta sullo sfondo, il salame che mi è stato regalato dalle ladies. Lui è meraviglioso. Ho mangiato gli zuccherini di Trio e devo dire che sono completamente andata, quindi non mi resta che partire, portarmi a casa un bel ricordo e dire grazie ai ragazzi delle 3T di Cremona. È stato veramente un evento riuscitissimo. Ci vediamo l'anno prossimo, continuate così. Ciao! Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho.